Zombie apocalypse. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccomi qua in un nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Eccomi qua con nuovi occhiali, finalmente era ora. Questi sono gli occhiali della Lujo, ovviamente, non mi ricordo quanto l'ho pagati, però non ve lo voglio manco dire perché non mi sembra il caso. Comunque, questi sono i miei occhialetti e ci vedo meglio più degli altri, non so perché, però sono belli grandi, belli larghi e tutto, e mi permettono di vederci meglio, quindi wow, top! E niente, quindi era ora finalmente. Nulla, nell'altro videoclip vedrete che sto facendo il letto e ve lo faccio vedere anche come l'ho fatto. E poi nulla, facciamo una breve chiacchierata insieme, ok? Viva! Nulla, nel frattempo ho cancellato il videoclip perché mi rendevo conto che non ero ben messa. E quindi mi sono ripulita tutto quanto, nel senso che lasciamo perdere cose. Ve lo dico, va bene, non avevo lavato i denti, non ero bellissima, quindi ora mi ho lavato i denti, mi ho lavato la faccia, mi sono ritruccata, quindi mi sento a posto. Non dico per voi, ma più che altro per me stessa, se non mi lavo i denti non sono contenta. Mi sto fissando che se non mi lavo i denti non mi piaccio, per me stessa. Non sono di quelle ansiose di lavarsi i denti, però la pulizia prima di tutto, ragazze, quando fate video, se vi accorgete che avete i denti sporchi o la faccia un po' vabbè, non fate caso ai miei baffetti, queste robe così, tanto appena posso chiamo la mia estetista e mi faccio tirare tutto via, perché così non posso vedere manco io, avete ragione, tutta qua, sono tutta da rifare, la ceretta e tutto quanto, ma vi prometto, ma prima prometto a me stessa di fare la ceretta dall'estetista. E poi in futuro, se riesco, mi compro un fornetto e me lo faccio io da me la ceretta, ma ne dubito che compro un fornetto perché mi trovo comodo aspettare l'estetista, perché l'estetista, devo dire la verità, è brava e, come dire, è delicata, ed è una delicatezza allucinante, è bravissima, allucinante non voglio dirlo, però è di una... è un'accoglienza incredibile la mia estetista, quindi complimenti a lei e a tutta la sua capacità di essere brava e dolcissima. Vabbè, non voglio essere troppo melosa, ma mi fa troppo stare bene, la mia estetista è troppo brava. Niente, non voglio fare nome perché non so neanche se mi segue, però se mi segue ti saluto, ciao cara. Non voglio fare nomi perché non me la sento. Poi casomai se andrò da lei mi dirà fai pure il mio nome, lo farò, se no per privacy preferisco non farlo, perché qua su YouTube non si sa mai, meglio non farlo. E niente ragazze e ragazzi, tanto avevo un sacco di notifiche di Instagram e tutto quanto, ma vabbè, dettagli. E adesso niente, mi metterò a fare, come si dice... Ah, ecco quando avevo acceso la luce, non avevo acceso, aspettate un attimo. Ecco perché si vedeva tutto curioso, tutto strano, tutto buio, perché non si vedeva bene con la luce, vabbè. Niente, le mie solite figuracce del cavolo, però vabbè. Un attimo solo che prendo il cavalletto e vi sistemo su. Allora, il letto fatto, come potete ben vedere il letto è tutto quello fatto, ho messo anche il pigiamino a posto e questo è il mio letto appunto, vedete, aspetta, mi metto un po' più, vabbè, non so come allontanare lo zoom, ok, così è allontanato lo zoom, perché sennò era troppo vicino, vabbè, è vicino lo stesso. Ecco qua, questo è il mio lettino, vedete? E niente, è tutto a posto.
Spero che questo video vi piaccia, perché dopo conterrò un altro video, ovviamente, e niente. Allora, rieccoci. Dunque, come va? Tutto bene? Io abbastanza bene, ragazzi miei, a parte questo che vi ho raccontato poco fa, appunto oggi sono stata alla Maddalena a prendere questi occhiali. Non mi chiedete il costo, perché tanto non ve lo posso dire, perché non me lo ricordo sinceramente. E poi, vabbè, siamo state col solaio per mia nonna. Poi alla fine, siamo tornati a casa. Ho mangiato un panino, con la mortadella, rigorosamente molto buono. E poi ho preso un caffè con la panna, perché io senza la panna non lo prendo, perché mi fa malissimo, perché il caffè io proprio mi fa ulcera. Se non prendo caffè, lo prendo il ginseng, però prendo quello, lo prendo con la panna, ovviamente, perché se non lo prendo con la panna, quella montata, nel senso quella in barattolo, quella non so come farvela vedere, non ho idea di come farvela vedere, però se riesco, se mi ricordo, vi metto una foto al lato di com'è la panna, anche se non ce n'è bisogno, però ve la devo far vedere lo stesso, e vi dico com'è. Che prendo la panna col caffè, perché sennò proprio non ce la faccio a bere il caffè. Mia nonna me l'ha presa apposta e io lo sto e bevo il caffè in santa pace, ovviamente. Mi ho guardato Barbara Palombelli Forum mentre pranzavo. Alle 2 c'era lo stesso Barbara Palombelli, però la televisione è andata scemando, perché non si vede una mazza. E punto secondo, si vede a tratti la televisione, si vede tutto pixelata. Non so se avete presente quanto vedo. Esatto, la televisione si vede pixelata, quindi non è il caso di guardare una televisione che si vede o male o a scatti. Vabbè, comunque si vedeva malissimo, ho spento e basta. E niente. Quindi, non so se si vede, ho messo un po' di blush per terra, contouring di che, vabbè, un po' di bronzer, un po' di blush, mi sono appunto ritruccata e tutto quanto, mi ho lavato anche i denti, vabbè, non si può dire, ma io lo dico lo stesso. E così almeno sono più in ordine, non solo per me stessa, ma anche per voi che mi guardate non so da quale parte mi guardate, se da YouTube o solo dal computer, vabbè, dovunque voi siate, se mi state seguendo, ovviamente mi dovete vedere ordinata, pulita, ma anche bella sorridente, come si vuol dire. Già, sono troppo contenta, scusate, sono troppo contenta che ho preso questi occhiali, perché quando sono caduta me l'ho vista brutta, potevo anche rompersi il vetro. Gli occhiali, ma non si sono rotti. Sì, lo so, non devo dire più queste storie, perché tante storie passate, avete ragione. Però, raga, mi sono spaventata a morire. Comunque, niente. Sta il fatto che finalmente ho i miei occhialetti nuovi, sono troppo felice. Sì, lo so, c'è il riflesso della ring light, ma non ce la posso fare. Se non è senza il riflesso, raga, pazienza. Purtroppo questa ho di occhiali, anzi no, bene o male che ho gli occhiali, perché se no non vedrei una mazza. Comunque niente, spero che sia più questo acquisto che ho fatto, più che altro che mi serve, perché se no cosa vedo? Nulla, perché mamma mia, quante volte mi sono detta come faccio senza occhiali adesso, come faccio? E sapete il perché? Perché a vedere è una cosa bella e preziosa, la vista è preziosa. Perché se non vedi cosa combini, niente, ti fai solo male. Quindi grazie a Dio, e dico grazie al cielo, sono tornata a vedere e avere gli occhiali miei. Meno male. Già, faccio così perché ho detto, dai, adesso ti passa tutto. Sì, mi passa tutto, però sia il fatto che mi ha preso un bello spavento. Scusate, ok, notifico sempre da Instagram. Sì, ebbene sì, avete notato che è tornata anche la mia splendida voce, finalmente era ora, è tornato soprattutto
la voglia di cantare, perché ogni tanto canticchio in privato, nel senso che non canto mai di fronte a voi, perché non so se ho una bella voce o meno, non credo. Mia nonna dice che è una bella voce, che ho una bella voce, ma cantando però ci credo poco. Perché ci credo poco? Perché sì, ragazze, non mi voglio fare quella che io non mi sento che non sono. Voi direte, ma tu non sei una cantante? Sì, appunto che non sono una cantante. Non mi interessa di essere una cantante, anche se avevo il sogno da piccola di diventare una cantante o un'attrice, ma anche no, grazie. No, non fa. Primis non so recitare, secondis ho fatto una recita di Natale quando ero piccolina, ma sono andata scemando. No, non fa per me la recita. Quindi attrice di che? Se non so recitare, ragazzi, com'è possibile che io devo recitare se non mi capacito di dire almeno quattro parole in croce quando devo parlare su YouTube? Vabbè, su YouTube parlo a raffica, però un conto è sapere cosa si vuole dire. Io a volte so cosa voglio dire, però mi viene anche un po'. Mi blocco tante volte, l'avete visto anche voi che mi blocco alle volte, no? Quando mi blocco, no comment, perché è allucinante. Vabbè, dovrei fare anche come dire, dei riassunti di come io, di cosa voglio dire su YouTube, però non mi sembra il caso perché io preferisco parlare a ruota libera, però qualche volta prenderò anche questo discorso in mano con voi, dicendovi semplicemente che se un giorno cambierò idea, proverò a farvi di più professionali. Per il momento mi tengo così come sono, ovvero cerco di essere così. Cioè, vabbè, è bello essere se stessi in ogni caso, però se abbiamo un qualcosa che ci può aiutare, nel senso, ora mi spiego meglio. Se abbiamo un qualcosa che un punto di riferimento per sapere cosa dobbiamo dire, tipo degli appunti, è meglio. Sì, è vero, è brutto da dire, ma perché se uno si deve bloccare quando sta parlando alla telecamera e poi non ce la fa perché non riesce a sapere a capire cosa deve dire, o non riesce a spiegarsi meglio, tanto vale che si prende un taccuino, penna e taccuino e scrive, perché sennò così. Non è gestibile un canale YouTube se uno non c'ha un punto di fermo per sapere cosa deve dire. Appunto, gli appunti sarebbero i cosiddetti appunti che usano i grandi YouTuber, quelli che hanno più iscritti di noi, dei grandi, quelli che, insomma, quelli che hanno maggior iscritti, appunto, come parlare di Marco Montemagno, quelli hanno un sacco di iscritti. E mi è anche tanto simpatico Marco Montemagno, molto bravo, molto simpatico. Sì, ripeto. Allora, Marco Montemagno è lo youtuber che mi sta troppo simpatico, più simpatico che c'è, non so perché. Vabbè, a parte che io seguo sempre a Clio Makeup, però mi piace molto anche come youtuber Marco Montemagno, perché ha una parlantina così simpatica, così rapida e così schietta, schietta per modo di dire, che come io apro un suo video già parte la risata, perché, non perché lo vedo come un pagliaccio, ci mancherebbe altro, perché mi sta simpatico, perché ha un'empatia verso chi lo segue, come per esempio per me, che non ce n'è. Basta che apre la bocca per dire una battuta, già mi viene da ridere, perché dai, sei troppo simpatico. E quindi non lo so, ragazze, devo dire la verità, è coinvolgente, ti sa prendere subito con la battuta pronta lui, anche se non so se avrà appunti o meno cosa, ma non credo, non lo so, non saprei, né dubito che non abbia appunti, però non mi voglio mettere a discutere su come fa i video lui, però dai, mi fa troppo ridere, dai, è troppo simpatico. A parte quello, quando fa discorsi di quelli belli, wow, top, ma quando fa discorsi seri, sto seria, ovviamente, ovvio.
Certo che sì. Però, raga, seguite Marco Montemagno perché è troppo simpatico. Anche le parlantine che ha è troppo bravo. Cioè. E niente, comunque, ragazzi, io vi mando il prossimo video che è su i prodotti top flop. Adesso non so che prodotti tirare fuori, ma saranno sempre gli stessi, però almeno provo a parlare un po' dei miei prodotti che mi stanno piacendo di più e che sto apprezzando molto di più. Ancora il siero all'acido ialuronico, non l'ho provato, ma appena potrò lo proverò perché sinceramente non l'ho ancora provato. È quello di Govi o Govi, come si dice, non lo so, quel prodotto di vegano cruelty free di Michel Hunziker, perché ho una voglia matta di provarlo, ma non so quando, non so se mi viene di provarlo perché mi sembiene, cosa sto dicendo? No, vabbè, se non mi fa allergia, reazione allergica, prima lo provo qua e aspetto un pochino qua sulla mano, qua sopra. Se dovesse darmi fastidio, allora lascio perdere, perché a provare un prodotto che poi non mi fa, cioè se dà fastidio e cosa, reazione, tanto vale che lo provo solo qua. Voi direte, ma che senso ha? Allora, in qualche modo lo dovrò pure testare sulla mano. Lo so, non ha senso provarlo sulla mano se non è sul viso, però prima voglio provarlo e vedere se dà fastidio o meno. Ok, tutto lì, niente. Bene ragazze, io vi mando i video dei prodotti dell'igiene personale, come per esempio, vabbè, i prodotti della skincare, voglio provare, cioè far recensire, dirvi, e poi anche il make-up, perché no? Tutti i prodotti che sto usando questi giorni, vabbè, adesso non sono molto truccato, sono un po' di blush, bronzer e matita sopracciglia e un po' di gel fissante della Douglas per non, come dire, per non afflosciarsi troppo il sopracciglio, ovviamente. Già. Bene, ragazze, io non ve l'ho detto all'inizio, ma ve lo dico alla fine. Se questo video vi è piaciuto, siete arrivati fino alla fine, vi ringrazio dell'ascolto, ma soprattutto vi ringrazio della compagnia innanzitutto che voi fate a me, ma spero che di avervene fatto altrettanto, scusate, a me, a voi, anzi, sì, io a voi e voi a me. Ok? Basta. Like di supporto per favore, grazie. Un commentino sempre nella sezione commenti e noi ci si vede in prossimo video, dopo di questo, ovviamente. Perché questo non lo so quando lo caricherò, forse lo carico anche subito. Vediamo se la connessione me lo permette. Perché non lo so. E niente, e noi ci si vede per un prossimo video. Ciao! Attivate la campanella e seguitemi su tutti gli altri social come TikTok e Instagram. Ciao!